so, non lo so. Preghiamo anche per lui. Sta diventando una parzella. Ho chiamato e mi fa. Vabbè, capito. Poi gli uomini, sai, sono un po' più. Vuoi vedere anche questa porta per tuo marito? No. No, che poi piccoli non li sento. No, lui lo devo tenere, visto che fa tutto in bocca. Poco fa va un colore. Qua c'era, qua c'è un colore, L'ho messo io là apposta, perché aveva lui in mano. Dopo metto sotto sopra come aspirapolvere. Sì, sì, esatto, come aspirapolvere. Perfetto. Cioè, non c'è sì, da voi. Il braccio? Allora, iniziamo. Intanto benvenute. Grazie. A Antonella e Roberta. E Roberta, benvenute. È bello avervi qui, anche se poco ha importanza, anche 5 minuti. È bello condividere questo tempo insieme. E, diciamo, come facciamo noi di solito con le riunioni, diciamo, leggiamo qualcosa per introdurre e poi spendiamo un po' di tempo a cantare, a lodare Dio con tutto il cuore e poi condividiamo qualcosa, magari mettiamo un po' più in profondità con la Bibbia e poi se ci sono dei bisogni preghiamo per coloro che hanno bisogno, credendo in Dio per qualcosa di meraviglioso. E voglio leggere insieme a voi, se avete la Bibbia, voi Bibbia non ne avete. Se a caso gli dai la tua? Eh? Dimmi cosa devo prendere. Salmo 32. Grazie. Vorrei leggere tutto il Salmo 32 che è bellissimo. L'avete trovato? Sì. Ok. Ed è un canto di Davide, è un salmo di Davide. E dice così: beato colui la cui trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato e non ho coperto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio. Tu mi preserverai dall'avversità e tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Rallegratevi nell'Eterno, esultate, o giusti, mandate grida di gioia, voi tutti retti di cuore. Amen. Allora, questo salmo ha una particolarità, come altri salmi della scrittura, ad esempio come il Salmo 91, vi ricordate? Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Ed è uno di quei salmi che sono stati scritti come se fossero scritti dall'autore, in questo caso da Davide, e poi da Dio. Come se arrivato a un certo punto Dio si inserisce nella stesura di questo canto. I salmi erano dei canti che venivano cantati, non erano poesie, erano proprio dei canti. Con una metrica particolare, con suonati con strumenti particolari. Davide era anche un inventore di strumenti musicali. E vorrei leggere il versetto 7 e il versetto 8 in maniera particolare, perché vediamo qua proprio lo stacco e la differenza anche nelle parole. Davide dice: tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità e tu mi circonderai con canti di liberazione. Guardate qui, qua è come se si inserisse Dio, dicendo: io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò
e avrò il mio occhio su di te. Amen. E guardate qui al versetto 9, che questo è molto importante. Questa è una specifica proprio che fa Dio proprio personalmente. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Una delle cose belle che noi vediamo è che Davide scriveva, Davide scriveva questi canti nei momenti di, sempre nei momenti di avversità, ok? Nei momenti di dove passava delle prove particolari, dove affrontava delle situazioni che lo portavano all'estremo. E se voi vedete la struttura del Salmo, lui inizia sempre con delle lamentele. Signore, ma perché mi sta succedendo questo? Signore, dove sei? Signore, ti sei dimenticato di me? Signore, quanti sono talmente numerosi i miei nemici? Mi è successo questo, mi è successo questo. Però poi alla fine del Salmo lui sempre esulta in Dio, cioè i salmi finiscono sempre con un grido di vittoria, finiscono sempre in salita verso Dio, con uno sguardo verso Dio dicendo: sì, è vero che mi succede questo e quest'altro, però alla fine tu mi libererai, alla fine tu sei buono, alla fine la tua benignità non mancherà, alla fine di tutto tu mi libererai da ogni situazione, tu mi farai vedere i tuoi miracoli. E in questo, al versetto 7, lui dice una cosa bellissima, dice, guardate qua: tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità e tu mi circonderai con canti di liberazione. Lui sta esprimendo qua un momento di grande difficoltà. Ok? Tu sei il mio rifugio, tu mi preservi dall'avversità. E poi lui dichiara, fa una dichiarazione stupenda: tu mi circonderai con canti di liberazione. E questo lo dico per esperienza, molto spesso i canti che Dio ci dà arrivano proprio nei momenti in cui vorresti lamentarti e letteralmente dire magari anche cose brutte. Bimbi, baby, piano piano, eh? E questo è una caratteristica straordinaria, perché nel momento dell'avversità, nel momento in cui tu ti rendi conto che c'è qualcosa che non sta andando nella tua vita, tutto ti aspetti da Dio tranne dei canti. Tu ti aspetti che Dio intervenga, aspetti che Dio faccia una via, che Dio faccia un miracolo. E una delle cose più belle che noi impariamo e che stiamo imparando in quest'ultimo tempo è questo: che Dio, prima di fare un miracolo nella circostanza della tua vita, prima lavora dentro il tuo cuore. Amen. Prima di fare una via per te, lui fa una via dentro di te. Prima di darti libertà o liberazione da tutte le circostanze che stanno attorno a te, lui mette canti di liberazione dentro di te. Amen. È come se Dio parlasse al tuo cuore, portando te stesso a dichiarare, a decretare quello che lui sta per fare. Cioè, parole profetiche escono dalla tua bocca, canti profetici, canti che parlano di liberazione e che indicano quello che Dio sta per fare nella tua vita. E guarda Dio come risponde qua, versetto 8: io ti ammaestrerò, ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Dio non dice io farò una via, semplicemente. Dio ti dice io ti insegnerò a camminare in questa via. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Una delle cose più belle che noi dobbiamo vedere qui è proprio l'opera di Dio nella nostra vita. Nei momenti di avversità, nei momenti della prova, nel momento in cui tu stai pregando per risolvere una determinata situazione, uscire fuori da una dipendenza, avere una rottura dal punto di vista economico, una situazione familiare, qualunque cosa, la prima cosa che Dio fa non è operare al di fuori di te, la prima cosa che Dio fa, Dio opera dentro di te. E Dio lo fa parlandoti e ministrando al tuo cuore, e ti fa sentire una cosa straordinaria e ti dice: io non ti lascio
e non ti abbandono. Il mio occhio sarà sempre su di te, sempre. Io ti consiglierò, io ti ammaestrerò nella via per la quale devi camminare e ti guiderò. Questo è molto importante perché questo ci fa comprendere esattamente il lavoro di Dio nella nostra vita. Noi pensiamo che Dio agisca al di fuori di noi, mentre la prima cosa che Dio fa, Dio agisce dentro di noi. E la cosa bella per concludere, Dio desidera non solo che noi abbiamo la consapevolezza che Lui è con noi, che il suo occhio è nella nostra vita, dice il mio occhio sarà sempre su di te, come per dire non ti perdo di vista Antonella, neanche per un secondo. Giuseppe, io non ti lascio, non ti abbandono, e anche se tu vuoi girarti dall'altro lato, io ti pedino, ti seguo, io ti inseguo, io sarò il tuo stalker. Cosa bella è che con Dio non lo puoi denunciare. Dio non può essere arrestato per stalking, ok? Lui è costantemente e continuamente dalla nostra parte, anche quando noi siamo totalmente da un'altra parte. Anche se con la testa siamo da un'altra parte, se con il cuore siamo da un'altra parte, Dio dice io sarò con te. Rileggiamo il versetto 8 un attimo, dice così: io ti ammaestrerò, ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Quindi Dio ti fa vedere, Dio ha preparato già una via e Lui ti insegnerà a camminare in questa via. Dice: io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Questo è importante. Ascoltate, perché il versetto 9 è fondamentale. Dice: non siate come il cavallo o come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Sta dicendo una cosa. Rebbi, basta, o stai qua, basta. O vai di là. Oli, basta. Basta, Oli. Andate a giocare di là. Dai, state insieme. Siate bravi. Oli, basta. Luca, non mettere di paura. Posa i coltelli, Luca. Chiudi le pistole in cassaforte. Adesso ci penso. E dice qua, guardate qui il versetto 9. Il cavallo e il mulo bisogna tirarli con le briglie o con il morso nella bocca, dice, altrimenti non ti si avvicinano. Dio sta dicendo: perché devo utilizzare delle situazioni per attirarti a me? Se io ti sto dicendo che ti amo, che voglio farti del bene, che voglio incoraggiarti in ogni area della tua vita, voglio liberarti, perché scappi? Perché non ti avvicini? Non siate come il mulo, non siate come il cavallo che bisogna frenare o tirare. Perché dovete essere costretti dalle circostanze per poi cadere in ginocchio? Noi abbiamo un'espressione in Italia, un'espressione che si usa in tutte le lingue, credo. Quando dice quella situazione mi ha messo in ginocchio, no? Conoscete questa espressione? La crisi ci ha messo in ginocchio, quella malattia ci ha messo in ginocchio, quella perdita ci ha messo in ginocchio, quella situazione estrema ci ha portato in ginocchio. È come se il Signore dicesse ad ognuno di noi: non farti portare in ginocchio dalle circostanze, ma lascia che queste circostanze ti trovino già in ginocchio. Comprendete quello che voglio dire? Sì. Cioè, perché dobbiamo essere costretti dalle circostanze se Dio invece dice: io ti ammaestrerò, io ti consiglierò, io avrò il mio occhio su di te? Allora avvicinatevi a me, ascoltate la mia voce e io vi riempirò di canti di liberazione. E ogni cosa che voi riceverete da parte mia vi darà la forza, vi darà il coraggio, vi darà la saggezza per uscire fuori da ogni circostanza. Non significa che non avremo problemi. Dio sta dicendo un'altra cosa. A me piace sempre dire questo: noi non seguiamo Gesù perché Lui ci ha promesso che non avremmo mai più avuto problemi.
Noi seguiamo Gesù perché lui ci ha promesso che sarebbe stato con noi per sempre, in ogni problema, in ogni circostanza e in ogni situazione. Questa è la bellezza che abbiamo con lui, ok? Quindi possiamo avere questa sicurezza nel nostro cuore, che lui non è il nostro fantino. Ok? Non è colui che ci cavalca e deve tirare le briglie. Lui è il nostro padre e ci prende per mano. Amen. Non ci prende per le briglie. Lui ci prende per mano, sta accanto a noi e si prende cura di noi. Qualunque circostanza. Allora, alziamoci in piedi, dai. E vediamo se trovo il petto. Antonella, tu sentiti libera chiaramente, eh? Quando vuoi. Alleluia. Prendi per mano la persona accanto a te, dai. Prendiamoci per mano e ringraziamo Dio con tutto il cuore questa sera. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu ti prendi cura di noi. Grazie per come parli alle nostre vite. Grazie per come guidi i nostri passi, consigli il nostro cuore e grazie per come ti riveli nella nostra vita. Grazie perché i nostri occhi si aprono ancora di più alla tua bontà, alla tua grazia, alla tua misericordia nella nostra vita. E noi per questo vogliamo ringraziarti, grazie per come continuerai a parlare ai nostri cuori, grazie per come continuerai ad andare in profondità, a scavare in profondità. Non siamo cavalli, non siamo muli, siamo i tuoi figli. E noi ti ringraziamo, papà, perché tu ti prendi cura di noi e parli alle nostre vite. Grazie per come ci guidi e grazie per come questa sera ci farai uscire ancora più arricchiti. Alleluia. Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi,
nostri occhi. Chiediamo a Dio di aprire gli occhi del nostro cuore per vedere le meraviglie che Lui ha già compiuto per ognuno di noi, per vedere l'opera completa e totale che Cristo ha compiuto sulla croce 2000 anni fa per ognuno di noi. E lo disse: è compiuto, ogni cosa è compiuta per noi, l'opera della Sua grazia, l'opera della Sua grazia nelle nostre vite. Ogni cosa è stata compiuta da colui che è il capo e il compitore della nostra fede, colui che inizia e che termina la sua opera nelle nostre vite. Alleluia. Meraviglioso, meraviglioso. Qualunque circostanza noi stiamo attraversando e stiamo vivendo nella nostra vita.
grazie padre, cantiamo insieme dai, hai conquistato, hai conquistato ogni parte. Tanto tu,
Tu farai una via,
abbraccia la persona che è accanto a te, diglielo, Dio è fedele con te, Dio è fedele con te, non temere, Dio è fedele con te, tuo padre è fedele con te, Dio è fedele con te, tuo padre è fedele con te. Dio è fedele. Dio è fedele. Dio è fedele. Dio è molto. Dio è fedele. Molto. Ma la porta aperta che io qua sono. Ma hanno suonato, ma non sono più venuti. Ora che ci penso. Ma anch'io. Dio è fedele. Ma non è più salita. Io sto prendendo dopo un ora ci sto. Ma lo potevate dire? Da morire anch'io, ho i piedi. Hanno suonato, voi avete sentito? Sì, sì, io lo so. Io mi sono visto da là. Dio è buono. Ma dovete dire? Dio è fedele. Amen. Io riesco a scendere la prima. Ah, sì, sì, sì. Ci danno la fare. No, no, tutto bene. Ciao, grazie. Mamma mia. Ha suonato una ragazza bionda. Penso fosse la sorella di... io ho detto quinto piano, ok. Non era più salita. Ma questo è un quarto d'ora fa. E infatti, con la porta aperta, diciamo. Ma può essere che alla seconda entrata non sapeva che doveva risuonare con lo stesso. No, è alla seconda entrata, ho detto quinto piano. Va bene, non vi preoccupate. Abbiamo preso... Secondo me sei un... Sì, infatti. Giovanni. Ci sarà qualche altro cornato nel teorico? Questo, c'è tutto qualche altro caso. Che altro rinvio? Sei colato, non sei riuscito. Ma anche tu sei arrivato. Ma sta la vorrei leggere qualcosa con voi. Giovanni 15. Giovanni 15. Che mangio, amore? Aspetta, la carne. Sì, 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 poco fa la mangio. Sì, fa. Aspetta, gli do. Quindi. Aspetta, tieni. Ah, no, ce l'ho pure qua appoggiata io. Sì? Sì, sì. Insomma, hai qualcuno bisogno? Giovanni. Io ce l'ho dimenticata. Io ce l'ho dimenticata. Che tanto va a fare male. No, non è quella. Giovanni 15. Ah, che hanno le lettere. Infatti. Giovanni 15, il versetto 7. Si stanno divertendo finché sorridono, finché c'è risata c'è speranza. Tutto va bene. Giovanni 15 il versetto 7 dice così: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Rileggiamo, dai. No, per questo parola. No, io già l'avevo letto. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà dato. Io mi ricordo la prima volta che lessi questo versetto, rimasi scioccato e dissi: primo, è Gesù che sta parlando. Secondo, lui ha detto qualunque. Quello che volete, domandate quello che volete. Anche mi sono fatto un pochettino di film, no? Domandate quello che volete. Poi con gli anni ho capito, insomma, che c'erano delle cose che magari dovevo capire meglio. Non che lui avesse sbagliato, era sbagliato il mio modo di interpretare. E nell'arco degli anni, parlo di 31 anni ormai che ho iniziato a leggere la Bibbia, e ho capito determinate cose. Vorrei condividere qualcosa con voi.
lo voglio rileggere però. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ok? Domandate quello che volete e vi sarà dato anche, tranquillamente. Ed è un pensiero che in quest'ultimo mese è stato nel mio cuore, ne ho parlato in alcune riunioni in Italia, in giro per l'Italia. Ed è questo. Quante volte abbiamo chiesto qualcosa e magari non avevamo molta fede per chiedere quella cosa? E ci siamo resi conto che quella nostra richiesta era molto forzata dentro di noi. Cioè, noi sappiamo che Dio è Padre, sappiamo che ogni cosa è possibile a Lui. Lui anche ci ha detto parole del genere, però ci sono state delle volte nelle quali abbiamo pregato e abbiamo sentito una difficoltà dentro il nostro cuore, nel senso che sapevamo che era vero qua nella mente, ma nel cuore non c'era quella fede particolare per dire è mio, perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è quindi certezza. No? Quando tu chiedi qualcosa, tu sai che quella cosa con certezza ti viene data, è mia. Però parliamoci onestamente, sono state delle volte in cui abbiamo pregato, chiesto delle cose dove non avevamo certezza, dove ripetevamo certe preghiere semplicemente perché sapevo niente telefono. No, gli sto facendo una foto. Parlate piano, gridate piano, gridate in silenzio. E quindi alcune volte ci siamo sforzati. Ora Dio circa un mesetto fa mi diede questa parola che per me è stata anche liberatoria, perché mi ha dato una rivelazione che non che non avessi, ma mi ha portato ancora più in profondità, ho capito ancora meglio determinate cose, lo voglio condividere con voi. La fede non è uno sforzo. Quando la fede diventa uno sforzo, diventa un'opera. E noi non riceviamo, non siamo benedetti per le nostre opere, ma per grazia. Mediante la fede, ok? La fede non è uno sforzo, la fede è un dono. Allora il Signore mi ha fatto comprendere questo. Quando tu preghi per qualcosa e ti rendi conto che non hai fede, smettila di pregare, perché non ricevi. Ok Signore, però io ho bisogno di quella cosa per la quale sto pregando. E il Signore mi fece vedere questo versetto, mi ha riportato a Giovanni 15:7 e lì ho capito, posso dire finalmente, ma so che c'è sempre da imparare fin quando avremo vita. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E poi sono andato ad un'altra scrittura, leggiamolo un attimo insieme, in Romani, il capitolo 10, il versetto 17. Romani un po' più avanti di Giovanni. Dopo Giovanni c'è Atti degli Apostoli, Romani 10, il versetto 17. Cosa dice? Davide, voce alta. La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. La fede viene dunque da? Dall'udire. La fede viene dall'ascolto. Perché a volte noi preghiamo per delle cose ma non abbiamo la fede per chiedere? Sapete perché? Perché, come dice Gesù in Giovanni 15:7, noi avremo la fede per chiedere veramente qualunque cosa quando le sue parole dimorano in noi. La fede viene dall'ascoltare
le parole che lui ci dice. Correggetemi se sbaglio. Noi possiamo ascoltare 1000 studi e 10.000 predicazioni, ma quando Dio parla alla nostra vita in maniera personale, quello vale più di 1000 predicazioni e di 1000 studi. È vero o no? Quante volte ascoltiamo certe predicazioni, insegnamenti, eccetera, eccetera, e rimaniamo così, sì, siamo benedetti, veniamo edificati, eccetera, eccetera. Ma quando Dio prende una parola e la imprime nel tuo cuore, ti fa comprendere: questa è la mia volontà per la tua vita. Allora quella parola produce in te una fede che diventa incrollabile, tu diventi inarrestabile. Perché? Perché non l'hai sentito dire da qualcuno. Puoi dire: Dio mi ha parlato. Dio ha parlato al mio cuore. E quando Dio parla al tuo cuore, questo produce una fede che è incrollabile. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, creano una fede che vi permetterà di chiedere qualunque cosa e voi la otterrete. Non so se ho espresso, lo voglio ripetere perché è un concetto semplice ma che deve entrare in profondità. Il Signore desidera che la nostra priorità non siano le riunioni. L'ascolto della sua parola non l'ascoltiamo durante una predicazione o leggendo la Bibbia. L'ascolto della sua parola, quando la Bibbia parla della parola, la Bibbia ancora non c'era. In ogni caso, in Romani 10, 17 e in Giovanni 15, 7, lì in quel caso, nel testo greco, la parola parola, scusate, la parola parola è rema, che significa letteralmente una parola specifica ad una persona specifica per una situazione specifica. Cioè è una parola che confeziona per te, è un vestito fatto su misura. Tu stai vivendo un momento di malattia, puoi ascoltare 1000 insegnamenti e 1000 studi sulla guarigione. Non ti daranno la fede a meno che Dio non lo rivela nel tuo cuore. Vi faccio un esempio, c'è una testimonianza bellissima che io uso sempre per descrivere quando Dio ti parla in maniera personale. C'erano madre e figlia, entrambe malate, entrambe sulla sedia a rotelle. Andarono insieme ad una conferenza di un famoso predicatore, si chiama Carlos Anacondia, in Argentina. E quando lui pregò, alle sue riunioni c'erano e ci sono tuttora decine e decine di migliaia di persone, gli stadi si riempiono. In prima fila c'erano tutte le persone con le sedie a rotelle. Lui, quando andò a pregare per la madre e la figlia, lui pregò per tutte e due. La figlia si alzò dalla sedia a rotelle istantaneamente quando lui pregò, la madre no. Eppure lui predicò sul fatto che Gesù è colui che ti guarisce, che si prende cura della tua vita e che ti sana da ogni malattia, ancora oggi. Perché? Perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Amen. Esatto. La figlia si alzò, la madre no. Ma la madre fece una cosa straordinaria. Si comprò, a quel tempo non c'erano manco i CD, c'erano ancora le cassette. Si comprò la cassetta della predicazione, ritornò a casa e se la ascoltò ogni giorno per 6 mesi. Ogni giorno, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Ed erano sempre le stesse parole. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre, come scritto in Ebrei 13:8. Per le sue lividure siamo stati sanati. Egli è colui che guarisce ogni tua infermità e ti sana da ogni malattia. E questa donna ascoltava, ascoltava, ascoltava e ascoltava. Un giorno, 6 mesi dopo, lei ebbe una rivelazione. Sapete quale rivelazione? La rivelazione che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Che Lui guarisce da ogni malattia, da ogni infermità. E che Lui può ogni cosa ancora oggi. L'aveva ascoltata 6 mesi di fila, ma quel giorno le parole di Gesù entrarono, fecero breccia nel suo cuore
ed lei racconta, dice, per me fu come un lampo, come se si aprì un mondo totalmente nuovo. Per 6 mesi avevo ascoltato ogni giorno, quella cassetta ormai era quasi distrutta. Ma quel giorno lo Spirito Santo mi parlò, ed è come se quelle parole, in quel momento, come se il predicatore in quel momento stesse parlando esclusivamente per me. Lo Spirito Santo prese le parole e le mise nel mio cuore. Lei mise le mani sulle maniglie, sui manubri, e disse: nel nome di Gesù io ricevo la guarigione oggi. Si alzò, piano piano, era molto debole, e cadde di nuovo sulla sedia. Ma quel giorno la sua fede era una fede incrollabile. Non gliel'aveva detto qualcuno, Dio aveva parlato al suo cuore. Amen. Aveva dimorato con Gesù per 6 mesi, ma dopo 6 mesi le parole di Gesù ora dimoravano dentro di lei. Amen. Lei si rialzò di nuovo e rimase in piedi, cominciò a fare i primi passi piano piano. E lei aspettò sua figlia che ritornava dal lavoro e l'aspettò in piedi. E quando sua figlia la vide entrando, è svenuta, meschina, si richiama un po' dalla gioia. E grazie a Dio, questa è una cosa straordinaria che noi possiamo vedere. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Amen. E vi sarà fatto. Perché? Perché la fede è un dono. La fede è il frutto e il prodotto dell'aver ascoltato la voce di Dio per la nostra vita in maniera personale. Puoi pregare quanto vuoi per il lavoro, per la guarigione, per la prosperità, per la tua casa, per la malattia, eccetera, eccetera, per qualunque cosa. Se non c'è quella fede semplice, naturale, spontanea, che è il prodotto del fatto che Dio ha parlato. Dio ha parlato al mio cuore, non è una conoscenza biblica, comprendete? È una conoscenza diretta da colui che ha creato il cielo e la terra. Non esisteva la Bibbia quando Gesù parlava, quando Paolo scriveva. Quando si parla della parola o delle parole, sono a riferimento esclusivamente a quello che Dio parla direttamente al tuo cuore. Ebrei 4, il versetto 12 dice così. Ebrei 4, il versetto 12 dice, più avanti. Ebrei 4, il versetto 12. La parola di Dio è vivente ed efficace, ed è più affilata di una spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Ok? Quando parla della parola di Dio qua, non è riferito alla Bibbia. La Bibbia non esisteva. Ok? Ha a che fare con una parola diretta che è come una spada a doppio taglio, che penetra fino alla, dice qua, è importante, fino alla divisione di cosa? Dell'anima. Perché è importante questo? Quando Dio ti parla, quando arriva una parola diretta da parte di Dio, c'è una separazione netta tra l'anima e lo spirito. Che significa? Noi tendenzialmente siamo portati a vivere la fede sulla base delle emozioni e dell'emotività, no? Del tipo: oggi non ho sentito la presenza di Dio. Che è successo? Perché Dio non si fa sentire nella vita? Ma se tu non senti Dio nella tua vita, non significa che Dio non esiste. Esatto. Non significa che Dio non è qui, no? Perché Gesù ha detto: dove? Due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Ma voglio dire, Dio è onnipresente, è vero o no? Io non ho bisogno di sentire i brividi, il fuoco, poi si dimora in noi. Ho sentito Dio. Poi voglio dire, la Bibbia ci insegna una cosa bellissima. Dice che noi siamo il tempio dello Spirito Santo, no? Amen. Quindi Dio non è: o non ho sentito la presenza di Dio. No, la presenza di Dio è dentro di te, che ti piaccia o no, che lo voglia o no. Amen. Punto. Esatto.
ed è più reale dell'aria che respiri. Però qual è il problema? Noi molto spesso viviamo la nostra fede con le emozioni, con i sentimenti. Noi siamo emotivi, ma non possiamo permettere alle emozioni di dominare la nostra vita. Tu devi dominare, devi gestire le emozioni, perché se non lo fai, le emozioni gestiranno te. Noi siamo persone, creature pensanti, creati per pensare, ma se non dominiamo la nostra mente dominerà noi e ci porterà in giro, ci farà fare viaggi, castelli, e ci farà vivere nella paura. La paura è alla fine di cosa? Di cose che non esistono. È vero o no? Quando arriva la parola, quando Dio ti parla, porta separazione, ti fa vivere la fede nello spirito, quella cosa salda, ferma e sicura, dove è? Dove è la tua identità? La tua identità non è: ma chissà, c'è oggi mi rosbigliai che ero un pochettino, ma così non è che mi sento molto figlio di Dio oggi. No, non è quello che senti, perché la sua identità è nel tuo spirito, non è nella tua anima. E quando arriva la parola mette le cose al suo posto. Le emozioni devono seguire lo spirito, non il contrario. Tu non sei sulla base di quello che pensi di essere. Tu sei quello che Dio ha detto che tu sei. Amen. Eh? Tu sei quello che Dio ha detto di te, non Amen. Quello che è. Oggi mi sento figlia, domani un po'... Oggi mi sento nipote. Dio non ha nipoti, Dio ha solo figli, grazie a Dio. È vero o no? Oggi mi sento lontano da Dio. No, non è possibile, perché se Dio abita dentro di te non puoi essere lontano da Dio. No? Allora, per andare alla conclusione, la fede è un dono, non è uno sforzo. Quando lo vivi con lo sforzo, fermati. Se stai chiedendo delle cose, senti che... io per questa cosa sto pregando, ma lo so, non, la mia fede non è attiva, non è presente. Allora fermati di pregare, fermati di chiedere. Perché? Perché non è uno sforzo. Allora spendi più tempo con lui. Esatto, questa è la cosa. Okay? Questa è la chiave di ogni cosa. Vabbè, oggi mi sentirò qualcuno, mi sentirò un paio di predicazioni, accendo YouTube. No! No! Perché è molto più facile. Ma Dio dice: perché vi allontanate da me? Non siate come il mulo, non siate come... stavo dicendo come l'elefante. Non siate come il cavallo che bisogna tirare con le redini e con il morso nella bocca perché se no non ti si avvicinano. Se tu sai che la soluzione è ai piedi del Maestro, stai con Lui. Leggiamo l'ultima cosa e concludiamo, e poi preghiamo. In Luca, al capitolo 10, una storia molto bella. Luca 10, al versetto 38, conosciamo tutti questa storia. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio. Una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Cioè, cosa ascoltava? Quello che usciva dalla bocca di Gesù, che è bellissimo, è meraviglioso. Era lì ai suoi piedi, come si dice oggi, si direbbe oggi, e pendeva dalle sue labbra. Bellissimo. Dobbiamo pendere dalle labbra di Gesù. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Attenzione alle parole di Gesù. Gesù, rispondendo, le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Lo puoi dire insieme a me stasera?
una sola cosa è necessaria. Se Gesù, in questo ricordamento no, scusa. Roberta, se Gesù venisse da te in questo momento e ti dicesse: Roberta, lascia stare tutto, solo una cosa è necessaria. La faresti sì o no? Okay. Ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, questa è che non le sarà mai tolta. Amen. Amen. Sì. La parte migliore. Se Dio ti dicesse, se Dio in persona ti dicesse: Sabrina, hai solo bisogno di una cosa. Solo una. Davide, Roberto, Daniela, avete bisogno solo di una cosa. Solo una. Signore, sapessi quante cose ho bisogno? No, solo una, perché da quello dipende tutto questo. Amen. È come se Gesù ti stesse dando la chiave per la vita. È vero o no? La chiave per la vita. Marta, signore, dille che mi aiuti, perché era messa là che voleva. Giustamente aveva una buona attitudine, voleva servire Gesù, voleva fare una bella figura e cercare di accoglierlo dignitosamente, preparare un pranzo, eccetera, eccetera, per lavare il lavaggio dei piedi, prendersi cura. Ma Gesù le ha detto: Marta, io non ho bisogno di niente. Vieni qua. Sei tu che hai bisogno, ascoltami. State muta, state ferma e mettiti qua accanto a tua sorella. In questo momento tu hai bisogno solo di una cosa. Di cosa, signore? Fai come Maria. Lei ha scelto la parte migliore che non le sarà mai tolta. Potrei stare ore a predicare su questo e a spulciare parola per parola. È l'unica cosa necessaria, l'unica, non una tra le tante, una delle poche. È l'unica, una sola cosa necessaria. Maria ha scelto. È una scelta. Dillo insieme a me, è una scelta. È una scelta. Non è un'imposizione. Esatto. È una scelta personale. Questa si chiama disciplina. È una scelta personale. Lei ha scelto cosa? La parte migliore. La cosa più importante è servire Dio? No. La cosa più importante è ascoltarlo. Amen. Io sono fedelissimo nel fare le cose? No. La più grande fedeltà che noi possiamo mostrare non è nel fare. La più grande fedeltà è nell'ascolto. Amen. Lei ha scelto la parte migliore che non le sarà mai tolta. Quando Dio ti parla, quello che Lui mette nel tuo cuore è la ricchezza più grande che nessuno potrà mai rubarti. Se tolgono YouTube, cosa succede? Se ti tolgono tutti i CD del mondo, se chiudono tutte le comunità in Italia, se da oggi in poi non esiste internet, non c'è modo di comunicare e viene una persecuzione, qualunque cosa, cosa succede? Qual è l'unica cosa che realmente nessuno ci potrà mai togliere? Dio. La possibilità di Dio. Sapete che in Cina, parecchi anni fa, durante la persecuzione dei cristiani, quando c'era ancora il comunismo, se vedevano le persone fare le riunioni, li mettevano in prigione e in alcuni casi li uccidevano. Sapete, queste sono storie incredibili. Quando i credenti si riunivano per la preghiera, sapete come sapevano dove era la preghiera? Si mettevano in preghiera e Dio doveva dire loro dove riunirsi. Finita la riunione, dove sarà la prossima riunione? Fratello, devi ricevere. Perché non c'era sempre fiducia. No, perché c'erano gli infiltrati dello Stato, c'erano i servizi segreti che entravano e molto spesso massacravano o fucilavano o portavano in prigione. Che bella però questa cosa. Immaginate che non c'era WhatsApp. Anch'io, ah, non mi hanno mandato il messaggio. Ma perché non mi mandaste? Ah, ma tu non l'hai letto, sì, però No. Spirito Santo, dov'è la prossima riunione?
Bellissimo. È l'unica cosa che non ci sarà mai tolta, la possibilità di ascoltare la sua voce. Amen. 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 Quale Bibbie? Là non esistevano le Bibbie. Sapete come? Questa ve la devo raccontare. Questa ci è stata raccontata dai fratelli missionari che facevano entrare le Bibbie di contrabbando. C'è l'associazione Porta Aperta, un'associazione straordinaria nata alla metà del XX secolo con il fratello, che ora non c'è più, il fratello Andrea. Lui faceva entrare le Bibbie di nascosto in maniera incredibile. Potevano utilizzare una Bibbia a centinaia di persone. Sapete come facevano? Ognuno si memorizzava una pagina. Mamma mia. E la comunità era la Bibbia. Bellissimo. Strappavano la Bibbia pagina per pagina e ne consegnavano una ad ogni persona. In alcune comunità erano centinaia, alcune migliaia. Ognuno imparava a memoria una pagina intera e la comunità intera era la Bibbia. Ti immagini? Cos'è? Cioè, noi oggi queste cose non, per noi sono... è follia. Noi abbiamo la Bibbia in macchina, una in bagno, una in camera da letto, nel telefono, abbiamo nel telefono, abbiamo ovunque. E posti invece dove non è permesso. Però immaginiamoci che una sola cosa che ci può rimanere e che ci rimane: la capacità di ascoltare la sua voce. Se dimorate in me, ascoltate, e le mie parole dimorano in voi, allora domandate quello che volete e vi sarà fatto. Perché? Perché quando ascolti la sua voce non domanderai mai qualcosa che incontri nella sua volontà. Amen. 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 Questa è la fiducia che abbiamo davanti a lui, dice Giovanni. Se chiediamo qualcosa in accordo alla sua volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che egli ci ascolta, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Amen, grazie. Magari ci vuole tempo a volte per ricevere quella parola. Non c'è dubbio che questo dipende dalla sensibilità, no? Però il problema fondamentale è che noi non abbiamo sviluppato questa sensibilità, ma per una questione di mancanza di disciplina e di volontà. Perché io vi posso garantire che ascoltare la voce di Dio è la cosa più semplice che esista in questo mondo. Perché se tu non ascolti, faglielo vedere. Vieni qua. Vieni. Sì. Me lo presti un attimo, Fai vedere. Tieni. Vediamo. Perché se tu non ascolti, questo sicuramente ti aprirà l'udito, o il cranio, non lo so. Il cranio sicuramente, poi l'udito in secondo tempo. Alziamoci in piedi, dai, ringraziamo Dio. Io voglio che tu dica insieme a me, anche ispirato da quello che Davide ci ha detto, voglio che tu dica insieme a me che tu possa ricevere questo per fede. Io so. E dire: le mie orecchie sono aperte alla tua voce. Non è difficile, non ci vuole tanto tempo, è talmente facile. Comincia a fare delle dichiarazioni di fede per la tua vita e dichiara quello che Dio ha dichiarato sopra di te. Noi abbiamo orecchie per udire, dice chi ha orecchie da udire oda. Allora sei tu che devi decidere se vuoi udire oppure no, non è Dio. Però la disciplina è molto importante, cioè spendiamo del tempo qualitativo, no? Se dimorate in me. Se dimorate in me, voi avrete la capacità di ascoltare. E le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Preghiamo un attimo. Alleluia. Vieni. Padre, noi ti ringraziamo questa sera. No, mi si vede la vedetta perché sono troppo alta io. Allora, andi, vengo. Grazie Padre con tutto il cuore questa sera, grazie per tutto quello che hai preparato, grazie per tutto quello che tu ci dici, grazie per ogni fratello e sorella, ogni persona che ci sta guardando.
Padre, grazie per come tu lavori nei nostri cuori. Sì, sì. Voglio pregare questa sera che realmente ognuno di noi possa disciplinare se stesso. Amen. Per stare di più con te. Sì, sì. Ascoltando di meno gli altri e ascoltando di più te. Amen. Per questo vogliamo ringraziarti, perché sappiamo che nella tua presenza c'è abbondanza di gioia. Amen. Ci sono delizie. Amen. Le tue parole per il nostro cuore sono delizie eterne. Amen. E sulla base di quello che noi riceviamo, allora possiamo chiedere tutto quello che vogliamo. Ed è per questo che noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu operi nella nostra vita e per come ti prendi cura di noi. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. 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 Allora devo pregare per quella bambina. Sì, certo, certo, certo. Puoi staccare. Salutate. Salutiamo i nostri cari. Ma mamma mi fa morire, guarda. Ciao, ciao. Come si chiama la bimba? Rebecca.